Oggi l'Italia si è fermata per ricordare i morti in Sardegna. Due anni fa Savonara, un fiume di fango, portava via la casa di Luigi e Giuseppe Valla e spezzava la giovanissima vita di Luca Vinci. Con la loro morte la lunga lista delle vittime di alluvioni nella nostra provincia quel 22 novembre 2011 si allungava a 41 anime. Due anni prima c'era stata infatti la tragedia di Giampilieri, Molino, Altolia, Pezzolo, Brighe e Santa Margherita. 37 le anime spazzate via dalla pioggia messa al fango. Ogni anno che trascorre ci ritroviamo a raccontare di un anniversario che passa, a ricordare le vittime, a fare la conta di quello che non è stato fatto e a guardare il cielo ogni volta che viene diramata l'allerta meteo. Nel frattempo, come dimostrato all'alluvione in Sardegna, la politica del non fare continua a seminare vittime. Il territorio saccheggiato è divenuto fragile e la mappa del dissesto idrogeologico ci viene mostrata da ogni tragedia, quei puntini rossi aumentano sempre più. Il 22 novembre del 2011 il fango devastava la zona tirrenica. A 24 mesi di distanza non c'è un'opera di messa in sicurezza fatta. Gli sfollati dal giorno di quel disastro sono oltre 250 le famiglie che vivono da parenti o in quella che viene definita autonoma sistemazione. A Contrada Scarcelli, dove la colata di fango ha travolto la casa della famiglia Valla, tutto è rimasto come cristallizzato a quel pomeriggio il 22 novembre 2011 e per questo ogni anno una fiaccolata viene organizzata proprio in quel punto. I progetti ci sono, ma si attendono i trasferimenti dei soldi da Roma. Anche il Genio Civile aveva pronto un progetto, servivano 8 milioni e mezzo, ma tutto è rimasto nel cassetto.